inviato al Festival di Sanremo 2019 per Vieni da me, Francesco Facchinetti ha commentato le polemiche che hanno travolto Ultimo. È stato durissimo con i giornalisti. C'era un'aria molto tesa. Mi dispiace per lui, bisognava consigliarlo meglio. Capisco che non tutte le persone sono abituate a pressioni del genere. E quindi gli manda un consiglio, fregatene, vai oltre. Hai la fortuna di fare un mestiere che ti piace. L'unico limite sei tu, quindi vai oltre. Ma Vieni da me ha affrontato anche il tema delle critiche al volo e al suo tweet che ha fatto tanto discutere. La sala stampa di Sanremo è un posto sacro, sono accadute cose importanti, quindi non è un bar. Durante la proclamazione del vincitore, i giornalisti hanno goduto della loro sconfitta. L'ho trovato scandaloso, brutto. Vedere che tutto va in vacca per i giornalisti mi ha fatto cadere le braccia per non dire altro. Il suo tweet ha avuto delle conseguenze, ma Facchinetti non se ne cura, alcuni mi hanno scritto arrabbiandosi con me, come se fossero intoccabili, ma a me non importa. Francesco Facchinetti a Vieni da me. Francesco Facchinetti oggi sarà ospite a Vieni da me di ritorno dalla sua esperienza al Festival di Sanremo. Proprio lui è stato l'inviato della trasmissione di Caterina Balivo in questa settimana sanremese, ma la sua esperienza non si è risolta nel migliore dei modi. Nelle scorse ore ha pubblicato sui social un video in cui i giornalisti sembrano offendere i ragazzi del volo che si sono fermati al terzo posto in questa edizione del festival e oggi sarà al Vieni da me per chiudere il cerchio, ma con un'altra, possibile, polemica, visto che proprio in redazione ha portato con sé il TV Sorrisi e Canzoni, facendo notare che prima era dedicata proprio ai ragazzi del volo insieme al vincitore Mahmood, ma senza Ultimo, che non si è presentato all'appuntamento per le foto. La copertina postata da TV Sorrisi e Canzoni non è però la stessa di quella della copia che compare in mano alla Balivo, che mostra come sia dedicata solo al vincitore di questa edizione, dove sta la verità. Proprio Facchinetti rilancia, una coincidenza oppure no? Io non credo. Cosa rivelerà oggi a Vieni da me? Caterina Balivo parla di importanti verità, ma quali? Punto offese al volo. Francesco Facchinetti si unisce alle polemiche post Festival di Sanremo 2019. Sui social ha pubblicato un video realizzato nella sala stampa dell'Ariston che risale al momento finale della kermesse, quello della proclamazione del vincitore. Si comincia dal terzo posto e Claudio Baglioni fa il nome dei tre tenori del volo. Ed è in questo momento che si scatena il delirio. In molti esultano. E si sente pure la voce di una donna che urla, merde. Facchinetti in calce al video ha commentato riferendosi ai giornalisti che insultavano i tre giovani tenori. Io vi prenderei a calci in CEO, fino alla fine del mondo, idioti, cogol, e buffoni. A dir poco scatenato Francesco Facchinetti. A far discutere anche l'assenza del gruppo a domenica in per la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo. Ciao Mara, ci dispiace non essere lì con te, ma stiamo partendo per Berlino. Speriamo di vederci presto,
il contenuto del video messaggio mandato a Mara Venier. Giornalisti insultano il volo. Facchinetti sbotta. Ma anche l'assenza del volo a Domenica Inn ha fatto discutere. Il pubblico presente in sala ha espresso con dei brusii i dubbi sul videomessaggio mandato dai ragazzi. La conduttrice Mara Venier, che ha subito colto il senso di quelle perplessità, ha provato a metterci una pezza. Anche se avessero vinto, non stavano qua. Con me non ci sono mezzucci. Il volo avevano già avvisato che non ci sarebbero stati, anche se avessero vinto. Sono tante le polemiche che hanno coinvolto il gruppo, volato a Berlino subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2019. Ieri invece si erano scontrati con la giornalista Marinella Venegoni a Italia Sì. Li accuso di eccessiva aderenza ai canoni della classicità, vorrei togliervi la gabbia, aveva dichiarato la giornalista. Gianluca Ginoble replica, non bisogna studiare per essere un critico musicale, si va a gusti personali. Quando riceviamo grandi critiche dalla stampa, il pubblico si alza in piedi. E la critica musicale sbotta, se sono sgradita posso andare via, ci metto anche poco visto che la strada è corta. Siccome dice che è un mestiere fatto così. Dopo arrivano le scuse e la situazione rientra, ma oggi sono arrivate nuove polemiche. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.